Fiamma, 18 anni e instagrammer, si può dire? Sì, sì, si può dire, però io sono un'iscritta di Instagram, non sono un'instagrammer famosa come... E cos'è Instagram? Instagram è un po' come un social network, però è molto diverso da Facebook, nel senso che su Instagram vengono pubblicate solo foto, intanto non c'è una chat, e poi queste foto possono essere commentate, però niente di più. Un social network di immagini? Sì. Ma e quindi che cosa si comunica attraverso queste immagini? Cioè, allora, che tipo di comunicazione è quella di Instagram? Dipende dalle persone, però c'è una parte di... iscritta a Instagram che mette belle foto, magari sono fotografi, però l'Instagram che frequentano i miei coetanei è fatto solo di foto scattate da soli, quindi selfie. Oppure ora va molto di moda essere in forma nel senso andare in palestra e mangiare bene. Quindi vanno di moda queste foto tipo della borsa della palestra con accanto le scarpe da ginnastica sempre dall'alto, oppure foto molto divertenti sono quelle della colazione salutare, sono di solito sempre una ripresa dall'alto di un piatto di yogurt o di cereali con un po' di pezzi di frutta, perché soprattutto tra le ragazze ora appunto mangiare bene è molto di moda. La salute, sì. Quindi palestra. Palestra e colazioni sane, salutari. Sì. Quindi mai che si veda, che ne so, un panino di Nutella. No, invece, perché ogni tanto, non sempre, però ogni tanto è divertente mettere una foto un po' infantile con un pane e Nutella oppure con un cucchiaio di Nutella in mano, queste cose tipo anch'io mi concedo una gioia ogni tanto. Ah, ecco, io sono molto sana, ma ogni tanto mi lascio andare. Esatto. Ti ho sentito usare molto il femminile, ma sì. Perché sei ragazza e quindi frequenti prevalentemente su Instagram ragazze, oppure perché Instagram è molto femminile? Un po' per questo, un po' perché l'Instagram usato dalle ragazze è, dal mio punto di vista, peggio, diciamo, di quello usato dai ragazzi, perché magari i ragazzi ci stanno meno attenti, mettono foto del proprio cane oppure di un pallone da calcio, insomma queste cose qua, mentre le ragazze, le instagrammer, sì, mettono selfie, foto della colazione salutare, foto della borsa della palestra e foto di outfit. Cioè di outfit, che sarebbero insomma l'abbigliamento, sì, l'abbigliamento del giorno. Di solito sono foto fatte allo specchio di come si è vestiti quel giorno e il commento è outfit of the day, che si traduce anche con hashtag OOTD. Hashtag. Sì. Ecco, spiega un po' questa cosa dell'hashtag. Allora, ne hashtag... parlano anche i nostri politici, no? Perché Renzi, Beppe Grillo, cos'è questo allora, hashtag? Gli hashtag sono delle cose che adesso esistono in tutti i social network, sì, penso. L'hashtag è il modo migliore per prendere tanti mi piace, che ovviamente è la cosa più importante del mondo. Cioè, la quantità di like. La quantità di like, insieme a quella di followers. I like bisogna averne tanti. L'importante è averne più di... cioè, dagli 11 in su. Perché fino a 10 mi piace... viene il nome della persona che ti ha messo mi piace, sì, mentre dai 10 mi piace in su c'è solo il numero, e quindi se hai da 10 mi piace in su, certo 11 sono pochi, però se ne hai da 10 in più, se compare solo il numero vuol dire che ne hai abbastanza. Ne hai abbastanza, solo i nomi non sei frequentabile quasi. Ecco, no. Non sei un Instagrammer. Non sei un Instagrammer. Sei un... Esatto. Ecco, ma questa l'importanza dei like, cioè, è una cosa che, di cui poi voi nella vita reale, diciamo, quando vi incontrate, eccetera, parlate dei like, tipo io ho 2000 like. Non parliamo dei like, però conta. 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 Bisogna essere fighi su Instagram, però senza farlo vedere, cioè... nessuno deve dimostrare di sapere quanti like ha oppure quanti followers ha. Bisogna dire, non lo so, io prenderò 20 mi piace in media, ora controllo. Poi
Ah no, in realtà ne prendo 100, 135, questo è un po' quello che si sente dire. Insomma, bisogna fare gli indifferenti. Gli indifferenti, sì. Understatement. Ovvio. E questi like quindi li prendi con gli hashtag. Sì. Per esempio io pubblico una foto del mio cane, no? E scrivo cane, bau bau, eccetera, con l'hashtag. Sì. E questo perché mi dà più like? Non ho capito. Perché le persone che per caso stanno guardando foto di cani, cioè è probabile che ti mettano mi piace. Mentre se non metti gli hashtag, gli unici che vedono le tue foto sono quelli che ti seguono. Parla invece di questa cosa dei seguaci, dei seguiti. Allora, seguaci e seguici, i seguiti. Allora, i seguiti intanto sono le persone che tu segui, sì, quindi delle quali tu vedi le foto, mentre i seguaci sono quelli che vedono le tue foto. Sì. E la regola d'oro è quella di non avere mai più seguiti dei seguaci. Seguaci. Dei seguaci. Tu devi essere più seguita devi di quanto esatto. Tu non segui. Esatto. E quella è proprio la regola non scritta, però, che va seguita sempre. Nel senso che è molto peggio avere 1000 seguaci e 3000 seguiti che avere 25 seguaci e 8 seguiti. Cioè, tu dici, insomma, il rispetto della superiorità dei seguaci rispetto ai seguiti è più importante del numero assoluto. Sì. Cioè, quindi se tu hai tantissimi seguaci, ma comunque segui più persone, sei più sfigato di uno che ha pochi seguaci. Sì. Ah, ma e come mai questo? È perché se segui tante persone, vuol dire che ti vai a cercare seguaci, mentre la cosa figa è vedere i seguaci cadere dal cielo, tipo oh, mi ha seguito ma una nuova lei persona. È stupenda, la seguo. Esatto, io la seguo. Ho capito. Così. Senti, e quindi allora, quindi supponiamo una ragazza della tua età che diventa una piccola star di Instagram, no? Quanti seguaci ti aspetti che abbia? Cioè, 3.000-4.000, sì. 3.000-4.000 vuol dire che sei abbastanza. Sì, però nella tua città, cioè tra i tuoi coetanei, non è che parli. Invece di le vere star. Le vere star mondiali. Ci sono certe persone molto famose su Instagram, ma sono di solito le fashion blogger. E quanti seguaci hanno quelle? Milioni. Milioni? Mm-hmm. Milioni di seguaci? Milioni di seguaci. E 3 seguiti. Esatto, esatto. Perché tipo... si seguono tra di loro e basta. Tu quanti ne hai? 100... Ah, quindi tu non sei nemmeno. No, io non sono niente su Instagram. Ah, non sei niente, sono osservatrice. Però devo confessare che seguo la prima regola. Segui la prima regola. Seguo la prima regola. Quella della sì. Differenza. Prendiamo una di queste da 3000. Sì. No? Una Instagram. Sì, da che 3000. Poi sono anche le più interessanti da studiare. Ah sì? Sì. Perché? Perché una tanto famosa tra virgolette, una fashion blogger può postare anche foto abbastanza interessanti, certo sempre dei propri vestiti, però comunque è il suo lavoro, quindi sì. Sono foto fatte bene. Mentre i 3000, cioè quelle che hanno 3000 seguaci sono, a parte, sono una uguale all'altra, cioè si copiano continuamente, non si sa chi sia la prima, non si sa chi detti moda, però si copiano addirittura da città a città. Sì. Cioè, per esempio, i vestiti sono gli stessi, i vestiti gli outfit sono, gli, sono stessi. Gli stessi. Tipo? Gli outfit sono gli stessi, ma anche le colazioni sono le stesse. Ah, quindi vederne una o un'altra. Sì, e se una mette per esempio una foto, un'altra cosa che va molto in moda, mi dimenticavo, è mettere le foto con il proprio ragazzo. Ah. E per esempio, e ne mettono una al giorno più o meno, sì. Se una mette una foto con il proprio ragazzo, di sicuro ne metterà anche un'altra. E se non ce l'ha il ragazzo? Lo trova, deve trovare. Sì, sì, non ne conosco nessuna che non abbia il ragazzo. Queste Instagrammer diventano importanti raggiungendo quei numeri di seguaci, capisco, non perché sono particolarmente originali. No, anzi, alla rovescia. Cioè?
sono completamente omologate. Ah, quindi conformismo, sì, è la regola, sì, l'altra, sì, regola, sì, d'oro, l'altra regola, conformismo. Conformismo, cioè tu non devi avere alzate di ingegno, no, tipo no. Se da domani va di moda, se da domani andasse di moda mettersi un cappello rosa, tutti devi avrebbero una foto con un cappello rosa. Ho capito. Per esempio ora va di moda il total pink. Ah, ah sì? Sì. Non lo sapevo questo. E tutte queste instagrammer hanno i quaderni rosa, lo zaino rosa, l'astuccio rosa, il diario rosa, le scarpe rosa. E quindi appunto se tu ti metti in total pink su Instagram di botto guadagni 100 seguaci, non lo so, faccio per dire. Ma no, io, no, non è proprio così. Ma anche io se mi mettessi total pink secondo te prenderei parecchi seguaci. Anche di più. Andresti nella fascia dei milioni di seguaci. Ok, quindi le due regole abbiamo individuate. Sì. Seguaci, più seguaci che seguiti e, diciamo, conformismo nell'outfit, se la, sì, tua espressione è quella. E in tutto il resto. Eh? E in tutto il resto, comunque. E in tutto il resto, cioè, sì, tutto, sì, quello, quindi la colazione, le cose, sì, la ginnastica. Cioè, non puoi tenerti in forma facendo nuoto o calcio. Ah, no. Devi andare, cioè si può anche farlo, ma comunque devi andare in palestra. Ah, la palestra è... La palestra è... Ah. Una volta mi avevi raccontato che c'erano dei trucchi un po', sì, che ti servivano a aumentare, ti potevano servire a aumentare la tua popolarità su Instagram. Ecco, gli hashtag... Allora, per i like gli hashtag sono essenziali, però quelli appunto, le parole chiave non servono più a molto. Ci sono degli hashtag tipo like for like che poi diventa L4L, sì, o non lo so, follow for follow, insomma, che tutti usano. Sì. E appunto se te metti l'hashtag like for like e qualcuno ti mette like alla foto, sì, tu glielo devi rendere, per questo che funzionano. Ah, quindi si creano attraverso gli hashtag, sì, delle forme, delle sorte di comunità, di scambio, sì, scambio, sì, di più like. O meno sì, che poi ovviamente non ti succede niente se non rendi il like, no, però certo se ti rendi il like allora diventate tipo amici di like, non so come dire. Conniventi, sì, su questa, esatto, cosa del like. E quindi se tu in una foto, sotto una foto metti hashtag... Like for like è probabile che ti arrivino, sì, i like. Anche perché ora sono gli hashtag più usati. Ah, ok. Però, tornando al discorso di prima, cioè che bisogna essere popolari e famosi senza saperlo, ecco. Sì. Gli hashtag sono da sfigati, tra virgolette. Ah, certo, perché denunciano questa tua voglia, esatto, di popolarità. E quindi bisogna fare cose tipo mettere la sveglia a mezzanotte, mettere gli hashtag e poi la mattina rimetterla alle 5 e levare gli hashtag, sempre sperando che qualche tuo amico non sia in un altro paese per il fuso orario. Ah, sfrutti il fuso orario, giusto? Cioè tu metti, certo, like, hashtag like for like e vai a dormire. So, grazie al fuso orario. Tutti becchi i like americani, per, esatto, esempio, per esempio, nel frattempo dormi. E la mattina togli l'hashtag, hai beccato 50 like. Bella sta cosa. E poi, vabbè, ecco, un altro trucco che non è per i like ma per i seguaci. Sì. Allora, diciamo, i profili possono essere pubblici o privati. Mm. Se hai il profilo privato, ti arriva la richiesta per essere seguito. Sì. Mentre, un po' come su Facebook, invece, sì, con il profilo pubblico, la gente ti segue e basta. Non ti deve chiedere. Non ti deve chiedere nessun permesso. Sì. Quindi ovviamente avere 3.000 seguaci con il profilo privato, sì, è molto più figo che averne 3.000 con il profilo pubblico. Ah certo. Perché certo, 3.000 con il profilo pubblico sono gente che magari non ti conosce, che ti hai seguito e quindi ti risegue. Con il profilo privato è proprio figo. Cioè, il top. È proprio il top, è la cosa migliore che ti possa succedere. Quindi cosa fanno le ragazze? Tengono il profilo pubblico per prendere i loro seguaci e poi ogni tanto lo mettono privato e allora, quando ce l'hanno privato sono fighissime.
E per quanto tempo lo tengono più? Poco. Poco, o delle ore oppure un giorno. Perché rischiano di perdere, sì, di perdere, sì, il tatuaggio, o di non accumularne. Sì, sì. Però questo è proprio, mentre degli hashtag lo sanno, cioè, sì, lo sanno tutti, ma questo fatto si può anche ammettere, notte, sì, dici? Si può anche ammettere, questo del profilo privato, è no, una meschiglia, è proprio, pazzesca. Sì, e poi è una cosa che nessuno ammetterebbe mai di fare, si inventerebbero, certo, scuse tipo, oddio, non me ne sono accorta, l'avrò messo per sbaglio, insomma, di questo non parla nessuno, però è una cosa che tutti sanno, cioè, tutti sono consapevoli. Bene, bene. Io direi, vabbè, sì, intanto direi... insomma, forse hai detto tutto, se ti viene in mente qualche altra cosa, no, in futuro no, faremo un'altra, magari faremo un'altra intervista. Va bene, intanto ti ringrazio e allora divertiti su Instagram. Ricordati stanotte di mettere... ho già messo la sveglia. Ecco, metti la sveglia a mezzanotte e alle 5. E alle 5 per gli hashtag. Ciao.